22:50, sempre in diretta con Rete Veneta, assalto in sala slot a Selvazzano, fucili spianati, quattro banditi fuggono con l'incasso, posti di blocco in tutta la zona, vedete la regia che inquadra la prima pagina del Gazzettino Online. Terrore a Selvazzano, una rapina, se mi fate vedere un attimo, che stavo leggendo. Una rapina a colpi di fucile questa sera poco dopo le 19 a Tencarola di Selvazzano, una sala slot assaltata, quattro banditi incappucciati che per intimorire i gestori hanno esploso alcuni colpi in aria. A quel punto i titolari di nazionalità cinese ha aperto la cassaforte consegnando i soldi, i banditi hanno lasciato sul posto il fucile e sono scappati, per fortuna non c'è stato spargimento di sangue. Dicono Rocco, riprendiamo un po' da qui, dalla sicurezza, dai dati che riguardano appunto la mancanza di sicurezza, i reati contro il patrimonio, il fatto che molta gente non denuncia più, perché insomma son temi di cui parliamo ogni giorno e abbiamo un cahier de doléances della cronaca nera che è veramente impressionante. Come la vede? Noi ovviamente partire dai dati è un elemento che aiuta a leggere la realtà, quindi i dati comunque vanno letti. I dati ci indicano un trend positivo, però un politico in generale, ma soprattutto un amministratore, perché poi il cittadino bussa al sindaco e quindi il sindaco è il front office, è la frontiera nel relazionarsi con i cittadini nel momento in cui si sentono poco sicuri, e quindi il sindaco non può mai essere contento se un trend dice che le cose stanno andando bene. I trend servono a capire se delle azioni sono efficaci o meno, però un sindaco spera sempre che i reati siano zero, che la percentuale di reati vada a zero, e quindi non può fermarsi ai dati. Non ne faccio semplicemente una questione di percezione. La percezione è significativa, perché un sindaco risponde anche ai sentimenti della popolazione, però la percezione aiuta anche a far capire quali possono essere le aree di intervento in cui provare a lavorare con le forze locali. A livello, secondo me, di governo, una cosa significativa che è stata fatta è la riforma della polizia locale, perché con il fatto del blocco del turnover, che è un provvedimento che è stato fatto nel 2010 in fase diciamo cosiddetta di austerità, il personale, soprattutto la polizia locale, che purtroppo è ancora personale amministrativo, non permette ai primi cittadini di riuscire a intervenire efficacemente. Legato a questo c'è anche tutta la questione dell'equo compenso. Perché? Perché il personale di polizia locale è pensato prevalentemente come un personale amministrativo, mentre sappiamo benissimo che con la riforma del 93, che attribuisce un certo mandato ai sindaci, i sindaci sono autorità sanitarie, ma quello erano con la legge 78, però sono anche in qualche modo il primo elemento efficace nel contrasto all'insicurezza, per cui il fatto che i sindaci non abbiano grandi poteri nel momento in cui devono esercitare attraverso la polizia locale, che purtroppo è ancora personale amministrativo, porta poi la polizia locale, che fa un lavoro eccezionale, ad essere nelle condizioni anche contrattuali di svantaggio, per cui un tema significativo è quello dell'aumento del personale della pubblica amministrazione, reinserire l'equo compenso, perché è vero che il personale della polizia locale non è forza dell'ordine a tutti gli effetti, però è anche vero che intervengono efficacemente, non si tirano indietro per quanto non abbiano le condizioni assicurative, le condizioni contrattuali tali da poterli mettere nella condizione di poter agire magari come fossero forze dell'ordine. E dall'altra parte sicuramente le nuove tecnologie, quindi il tema delle telecamere è un tema significativo, e il patto per la sicurezza con la prefettura, perché le forze dell'ordine devono lavorare in maniera integrata. Noi a Treviso abbiamo sperimentato il controllo del vicinato, che è una modalità diversa dal tema delle ronde, perché è una modalità che si avvicina maggiormente ad un'integrazione con il lavoro che farà la polizia locale, però in qualche modo ha rimesso al centro un tema che pone la sicurezza non soltanto come contrasto e repressione, è quello, è anche quello, deve essere anche quello, ma che pone in qualche modo anche il cittadino ad essere parte attiva nella prevenzione. Il tema della prevenzione è fondamentale, e soprattutto una risposta deve essere quella di andare a intervenire in quelle aree che sono più degradate col pugno duro. Quindi per esempio noi abbiamo fatto delle ordinanze restrittive dal punto di vista degli alcolici, dal punto di vista dell'aggregazione, anche se può essere contro l'idea che l'aggregazione sia un fattore deterrente, quindi da una parte repressione sicuramente, dall'altra però
provare anche a investire in quelle aree in cui ci sono delle situazioni particolari. Le due cose devono stare assieme, però io penso che un sindaco, nel momento in cui trova una situazione di degrado, possa fare tanta filosofia, possa fare tanti proclami sul fatto che si deve intervenire a livello di prevenzione, però la repressione, soprattutto per un sindaco, è uno strumento efficace. Esistono delle ordinanze urgenti e contingibili, poi si lavora sui regolamenti, però dare a chi ha in qualche modo l'onere di guidare una comunità anche gli strumenti per poter rispondere in maniera efficace è senza dubbio un primo elemento che poi aumenta anche la fiducia della comunità. Nel momento in cui c'è un'idea che l'intervento sia efficace, poi la comunità si sente anche in dovere di mettersi a disposizione per provare a intervenire in maniera più efficace, però gli strumenti vanno dati e vanno aumentati. Senta Rocco, come sta andando così la campagna elettorale? Ormai è già partita, anche se non ci sarà l'election day, con le amministrative, si vota in aprile, no, a Treviso? In teoria fine maggio dovrebbero essere le amministrative. Fine maggio. Siete già in campagna elettorale, comunque sarà una lotta dura, secondo lei, una passeggiata per uno dei due contendenti, come la vede? No, una passeggiata no, perché giustamente ci si confronterà sulle idee. Io ovviamente parlo per la mia parte politica, certo. Dall'altra parte c'è stato in qualche modo un accordo tra partiti. Devo dire che invece Manillo si sta caratterizzando molto come sindaco civico, è un po' nella sua indole, è un avvocato, è una persona che ha una bella famiglia, è un po' espressione anche di quella trevigianità che ha saputo coniugare, sentiamo prima anche negli interventi, alcuni valori, quindi l'accoglienza, l'apertura, dall'altra parte un certo pragmatismo. Io penso che per noi in qualche modo parlino i risultati e parli il profilo di un candidato che è molto cresciuto. Si diceva prima, la crescita di un sindaco è anche una crescita tra virgolette umana. Imparare a essere il primo cittadino non è una cosa scontata, perché in realtà sei l'ultimo cittadino, sei l'ultimo che esce dal comune, sei quello che deve a volte mettere anche da parte le proprie ambizioni personali piuttosto che la propria vita. E stiamo parlando per Giovanni anche di una persona che ha famiglia, che si è sempre impegnata nella professione, quindi io apprezzo questo spirito di servizio con cui lui si è messo a disposizione della città. E poi io penso, insomma, parlino anche i risultati. Ieri è arrivata la bella notizia che Treviso è stata selezionata tra le prime 10 città che andranno a concorrere come capitale italiana della cultura. Nel 2020, no? 2020. 2020, sì. Allora, Chitacca figlio Attilio Fontana è un sepolcro imbiancato, ipocrita, falso e fasullo, Antonio da Verona. Presidente, oggi appunto dicevamo prima col sottosegretario del commissario Moscovici, che ha detto: ho paura delle elezioni italiane. Secondo lei cosa intendeva? Cioè, da che punto di vista? Perché poi all'estero si pontifica sempre sull'Italia, no? Hanno sempre qualcosa da dire. Qualsiasi cosa si faccia, loro devono metterci sempre la pezzetta. Ognuno pensi a casa sua, noi pensiamo a casa nostra. Spetta a noi politici e a noi politici, alla politica italiana, a dare soluzioni ai problemi, porsi in maniera seria e corretta nei confronti degli elettori, e non devono avere assolutamente paura dell'Europa, cioè dell'Italia nell'Europa. Senta, questo lapsus, noi politici, lei si candida? No, non si sa mai di questo. Da presidente cosa chiede a questo governo e a quello, a che, quello verrà, che mi trasmettano gli imprenditori, meno burocrazia, in modo da poter pensare a lavorare, a produrre e a esportare, anziché che a far carte e scartofie. Nonostante si vada verso la digitalizzazione, che ci sia un impegno del governo, le camere di commercio sono in prima linea con questo, con dei progetti speciali, con delle risorse ad hoc proprio su questo, con Impresa 4.0, ci vogliono dei provvedimenti, andando sempre verso la digitalizzazione, però ci vogliono sempre tante carte. All'interno dell'impresa queste carte bloccano, sono un freno, sono un costo per l'impresa, soprattutto per la tipologia che noi abbiamo, la piccola impresa. Questo è l'elemento che frena l'imprenditore. Abbiamo un calo a livello nazionale del 35% di iscrizione a livello di camere di commercio di iscrizioni. Cioè, vuol dire che abbiamo il 35% di imprese in meno. Abbiamo mestieri che stiamo perdendo, che li stiamo perdendo. Se non ci sono gli stranieri che suppliscono e che si mettono in gioco, gli italiani non li fanno più. E questo bisogna che se ne renda conto, perché se noi dovessimo contare sulle grandi imprese non saremmo questi risultati qui, ma saremmo molto molto peggiori. Sarebbero. Invece, fortunatamente, il Veneto, ad esempio, ha detto: abbiamo sforato i 61 miliardi di esportazione. Credo che questo debba fare una forte riflessione ai provvedimenti che il governo deve prendere. Come Camera di Commercio stiamo mettendo
tutto quello che è possibile, perché una riforma ci ha tagliato il 50% dei diritti camerali, 50 più il 10% del tagliaspese. Adesso abbiamo una vertenza aperta con il governo, aspettiamo cosa dice il TAR di Venezia e il TAR di Roma. Io ho buone speranze per portare a casa quel milione in più che mandiamo a Roma per l'abbattimento del debito pubblico, che sono soldi delle imprese trevigiane, delle imprese italiane che dovrebbero rimanere nel territorio. E allora, se ci sono un insieme di azioni mirate proprio alla piccola impresa e piccola e media, bene, ne veniamo fuori. Se dobbiamo contare solo sulla grande impresa, difficilmente lo è. Vediamo che le nostre grandi imprese, tante, stanno cambiando addirittura pelle, perché non sono più italiane, quindi va via da qui il cuore, non il cuore, la mente, e va via il potere decisionale. Tante volte sappiamo che fine fanno, è sotto gli occhi di tutti. Idea Standard, per citare una delle tante, o quella fabbrica sempre della Zanussi di compressori che c'è su a Mel. Ogni tre mesi si apre una vertenza con l'Electrolux, frigoriferi sì, frigoriferi no, gente sì, gente no, e questo, fortunatamente, la piccola e media impresa, passetto alla volta, una goccetta alla volta, fa la sua produzione ed esporta, e questo dobbiamo valorizzarlo. Se noi perdiamo questa visione di un paese fatto da piccole imprese, da medie imprese, ci vuole la grande impresa, perché è elemento di ricerca, che va anche all'estero, che traina, però noi non possiamo solo avere, cioè non abbiamo queste grandi imprese, e dobbiamo far conto di quello che abbiamo. Tra l'altro, molte multinazionali da qualche tempo a questa parte, cito la Hutton del Friuli Venezia Giulia o la Whirlpool, o chiudono o delocalizzano, insomma, e quindi si perdono. E c'è una richiesta di mercato, proprio di aziende estere che stanno cercando di comprare piccole e medie imprese, proprio per quel valore aggiunto che loro hanno di trazionalità del prodotto, di qualità del prodotto, che è molto ricercato all'estero. È molto ricercato. Dobbiamo stare molto attenti, perché abbiamo parecchie imprese che stanno per uscire dal circuito italiano. E bisogna stare molto attenti anche all'andrangheta, alla camorra, alla mafia, alla piovra, perché in queste circostanze arrivano e cercano di infilarsi. Dove c'è la marmellata. Dove c'è la marmellata, molto spesso arrivano. Vediamo invece il caso della Lovato di Vicenza. Vediamo il servizio. I lavoratori della Lovato Gas, dopo mesi di lotta sindacale, vincono la partita più importante, che non è soltanto quella di mantenere la produzione sul territorio e i posti di lavoro, anche se non sono tutti salvi, ma è quella ben più grande di aver creato un precedente che darà un segnale forte alle altre multinazionali che vogliono delocalizzare. È un accordo che ha dimostrato che la lotta dei lavoratori può cambiare un piano industriale di una multinazionale che aveva deciso di chiudere definitivamente a Vicenza. E invece ieri sera abbiamo portato a casa che questa realtà, pur ridimensionata, continuerà a produrre a Vicenza. Mesi di battaglie condotte sul campo, con un presidio H24 fuori dall'azienda e sui tavoli che contano a Roma e in regione, e finalmente ieri in serata l'accordo. Restano in 23, per gli altri 39 si parla di una fuoriuscita a scaglioni a partire dal 31 di gennaio. Verranno accompagnati con degli incentivi di uscita e verranno presi in carico dalla Regione Veneto, che farà formazione e riqualificazione per i lavoratori, in modo che nessuno resti solo. Lo stabilimento, che fa capo all'Andi Renzo Gruppo di Reggio Emilia, mantiene non solo gli uffici ma anche le linee di produzione. Inoltre la Regione investirà proprio su ricerca e sviluppo. Ora c'è un'altra partita da giocare, quella per i 115 lavoratori della Omba di Torri di Quartesolo, la cui vertenza è aperta da una settimana. Diciamo che Lovato ci ha insegnato che un piano industriale di un'azienda che decide di chiudere può essere modificato se c'è una lotta dei lavoratori. Servizio di Anna De Roberto, centinaia di sms, molti sui migranti, moltissimi sulla frase di Attilio Fontana, qualcuno dall'altro ha deciso che l'Italia deve diventare Africa. Onorevole Baretta, però tornando alle industrie, no? Cioè, a volte è un po' paradossale questa situazione, per cui ci sono aziende che vanno molto bene, no? E sono quelle che esportano, altre che si stanno riprendendo, le medie e le piccole, insomma ce ne sono tante che stanno rialzando la testa, e poi ci sono, diciamo, gli sfortunati,
che si trovano con aziende magari in cui ci sono ordini, ma la proprietà americana o tedesca decide di sbaraccare, no? Beh, ci sono due fenomeni. Un fenomeno è la trasformazione industriale, perché in Veneto, per esempio, questa capacità di esportazione all'estero che prima veniva citata dal Presidente è accompagnata da un rinnovamento anche della struttura dell'impresa. Per esempio il 4.0, che è questo provvedimento che abbiamo fatto per consentire alle imprese di alzare il loro livello di digitalizzazione, cioè prendersi i computer, eccetera, in Veneto ha avuto un ottimo impatto perché si sente il bisogno. Allora, alcune di queste sono andate male perché non sono riuscite a rinnovarsi, questo è un primo caso. Molti invece l'hanno fatto. Il secondo fenomeno, lo diceva lei, lo diceva prima Presidente, beh, guardate che qui siamo a rischio dal fatto che ci siano troppe vendite a gruppi internazionali, cioè noi abbiamo bisogno di ricostruire una forte imprenditoria veneta capace di trasferire alle generazioni successive la proprietà e la capacità, perché poi le imprese internazionali che siano grandi o che siano piccole, hanno una visione dove il territorio veneto equivale alla Polonia, equivale a un altro, quindi fanno più presto. Quindi questo è un tema fondamentale che il caso che abbiamo visto ci ha consentito di dire che ci sono situazioni che possono essere salvate. Ma come? Lo diceva bene il servizio, si è salvato e si è cominciato a fare ricerca e sviluppo, non soltanto diciamo il salvataggio vero e proprio di tipo tradizionale. Il Veneto è in vantaggio da questo punto di vista, perché è una delle più importanti regioni d'Europa, facciamo tesoro di questo capitale che abbiamo e quindi puntiamo molto sull'industria. Noi dobbiamo lavorare su industria, siamo il secondo paese industriale d'Europa, la Germania. Turismo e cultura, siamo il primo paese al mondo per patrimonio artistico, tra l'altro il Veneto è la prima regione d'Italia per flussi turistici. E logistica, perché noi siamo la porta d'ingresso verso il centro e l'est d'Europa, pensiamo al nostro sistema aeroportuale. Quindi giochiamoci bene le partite in questa situazione di ripresa economica, perché siamo davvero la locomotiva del paese. Ma i migranti clandestini sono fuori controllo in Italia, impera l'anarchia, la criminalità, eccetera. Ilenia Buscato, il turismo, diceva l'onorevole Baretta, è un cardine della nostra economia. Jesolo, come siamo messi? Benissimo. A Jesolo, per fortuna, siamo messi bene. C'è anche un po' di artigianato, però. Abbiamo delle aziende artigianali che fanno dei lavori egregi, che si stanno anche imponendo con un orizzonte ultraterritoriale, per cui da questo punto di vista possiamo essere ampiamente soddisfatti, però la prima industria è locale, ovviamente è il turismo, e cerchiamo di impegnarci tutte le energie possibili, perché ovviamente crea ricchezza non soltanto agli imprenditori turistici ma a tutta la città. Per fortuna Jesolo tiene bene, come peraltro tutta la costa veneta, per cui siamo una realtà turistica importante, anche perché proprio riusciamo ad aggregare delle città che, lavorando negli anni, sono riuscite a imporsi nel mercato. Sicuramente saremmo stati facilitati dall'essere le prime località turistiche di coloro che arrivano dalla Germania e dall'Austria, ma se non ci fosse stato l'impegno da parte degli imprenditori e anche forse anche degli amministratori locali, perché no, sicuramente questo fenomeno si sarebbe esaurito e non avrebbe potuto tenere anche i ritmi di un mercato che si sta allargando, internazionalizzando molto. Presenza femminile in consiglio comunale e insieme ad altre. Allora, noi in consiglio comunale siamo, non vorrei fare una gaffa perché adesso abbiamo cambiato il consiglio comunale da poco, ma siamo in 3 su 16. Quindi insomma, è un consiglio comunale un po' maschilista. Vabbè. Va bene, grazie Ilenia Buscato, tranquilli per le votazioni del 4 marzo, porto anche il nonno a votare, anche a braccia, pur di cancellare i sinistri. Vabbè. Allora, Massimo Vitocci, vediamo il premio al gondoliere Lino, che ha aiutato una ragazza disabile, e poi torniamo da lei, di nuovo dall'onorevole Baretta. Prego. Presidente gondoliere.
Sarebbe, beh, intanto questi sono tutti sodi e avrebbe perfetta forma fisica. Così ha voluto mostrarsi stamani al Balbi il governatore Luca Zaia, indossando la classica maglietta a righe bianche e nere del gondoliere, spegnendo di fatto ogni polemica nata attorno al gondoliere generoso Lino Garbisi, premiandolo per aver regalato un giro gratis in laguna nei giorni scorsi ad una quindicenne disabile trevigiana e alla sua mamma, in premio il gonfalone veneto. È l'unica bandiera, pensate, della storia e nelle bandiere del mondo che la scritta pace al suo interno, Pax. Pax tibi, Marcia Evangelista Meus, pace a te Marco mio evangelista. 1100 anni di storia che non vanno ripudiati, vanno valorizzati, che è storia di solidarietà, di compassione, di grandi partite, di cosmopolitismo, anche se volete, no? Pensate a Venezia cosa è stata a livello internazionale. È un gesto, ripeto, è quasi quotidiano, però in questo momento qui ha fatto anche una buona risonanza, diciamo, forse perché la gente si è un po' inaridita. Da Venezia è già partito anche un pacchetto speciale verso San Vendemmiano, direttamente a casa della famiglia Durigan. Questo regalo, immagino, per Chiara e la mamma Katia, è una bella maglietta e poi offerta dall'associazione dei gondolieri, vale ancora molto di più. Poche ma sincere ed eloquenti le parole di Lino. Grossa emozione. Vabbè, insomma, dai. Servizio di Anna Maria Parisi. Massimo Mitonci, la rivedremo in Parlamento con tutta probabilità. Sempre bravo Luca Zaia, devo dire. Cambia di squadra. Marketing. Sempre un governatore, sempre attento a queste cose, ma che vuol dire, perché non è solo una questione legata alla comunicazione, ma alle sensibilità, è quello. Soprattutto una regione, se ne parlava prima, una regione come il Veneto, dove due persone su cinque fanno parte di un'associazione, che sia sportiva, che sia di volontariato, che sia parrocchiale, ecco, quindi ho sentito prima dal Presidente alcune note un po' così negative, ecco. Io penso che anche il nostro governatore dà sempre dei segnali di positività, perché i veneti riescono sempre a trovare una spinta, una forza in più, l'abbiamo dimostrato nella storia, nel senso che questa era una sicuramente delle zone più povere forse d'Europa. Quanti, se penso anche ai miei parenti, quelli che sono andati in Argentina, quelli che sono andati di qua e di là, in Venezuela, i più fortunati magari in America, in Canada, ecco. E invece che fortuna e che ricchezza è stata prodotta dai nostri padri e dai nostri nonni, con lavoro, con intelligenza, creando anche un modello economico che è stato studiato nelle più grandi università, che poi sappiamo benissimo che in realtà non è un vero modello, perché è un po' lasciato al caso, insomma, quindi una grande fortuna fatta da gente operosa. Ecco, e quindi... Però stupiamo ancora perché ci davano per morti e non siamo morti come modello. Ma mai, no, i veneti non sono mai morti, mai. In Veneto siamo tra le prime province come imprese, come start-up, la prima è Padova con 190, la seconda è Treviso con oltre 100. Ma io vedo che c'è sempre, anche nell'imprenditoria veneta, cioè io che faccio anche commercialista, cioè la crisi è stata violenta, è stata pesante, tante grandi aziende purtroppo hanno chiuso. Però vedere nuove start-up, nuove aziende, ragazzi anche che si inventano nuove professioni, è veramente saremo un laboratorio estremamente di studio stimolante, ancora, io credo. Molto perché, stimolante. Perché i numeri ci stanno dando ragione su questo, io ho apprezzato, devo dire, il superammortamento e quello che è stato fatto, ecco. Però io penso che chi andrà al governo dovrà lavorare soprattutto sul cuneo fiscale, perché penso che questo sia il tema fondamentale, cioè per rilanciare i consumi bisogna dare ai lavoratori la possibilità di spendere più soldi. Questo è il tema del prossimo governo. Allora, smettiamola di dire che gli italiani non vogliono fare certi lavori, parlate con la Mirella e vedete cosa vi risponderà Mirella Tuzzato, lei che lotta tutti i giorni con questi discorsi del cavolo. A proposito di occupazione, sottosegretario, poi chiudiamo perché siamo ormai arrivati alla fine. L'occupazione giovanile, no? Si dice, ho letto oggi, non so chi l'ha proposto, sgravi fiscali proprio molto pesanti per tutti coloro che impiegano giovani a tempo indeterminato, mi sembra. Sì, li abbiamo inseriti in legge di bilancio, sono il 50%
di sgravio per le assunzioni sino a 35 anni, quindi è un incentivo forte che consente all'imprenditore che sceglie di inserire giovani, perché il vero problema che abbiamo è il buco dell'occupazione giovanile, un'efficacia proprio sul cuneo fiscale di cui parlava adesso Bitonci, perché l'abbattere il 50% del costo del lavoro, insomma, per un imprenditore, soprattutto medio piccolo, diventa una risorsa importante. Quindi confidiamo che questo sia, accanto alla ripresa economica, sia un incentivo molto forte, e nei nostri territori dovremo approfittarne il più possibile. Grazie a tutti. Grazie a tutti, dobbiamo chiudere perché siamo proprio al limite. Tantissimi sms, ovviamente domani torniamo, domani qui a Focus alle 21:15. Io ringrazio Nicolò Rocco, Mario Pozza, Pierpaolo Baretta, Massimo Bitonci, Legna Buscato, Simone Scarabel, veramente grazie a tutti, ai nostri tecnici, al regista Fabrizio Bazzoni, con Tony Polla, Nicoletta Rizzetto, e ci vediamo domani sera qui a Focus. State con noi, arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.